Ragazzi e ragazze, buonasera e benvenuti sul canale del Prof di Tromba. Oggi andremo ad aggiungere una nuova playlist al mio canale e sarà quella dedicata agli studi di flusso. Cosa sono gli studi di flusso? Sono quella tipologia di studio che ci permetterà di acquisire l'abilità più importante, che è definita dal sottoscritto l'arte del collegare i suoni. Benvenuti. Siamo pronti per le regole del gioco. Oggi lavoreremo sul registro basso e l'ingrediente principale è la scala cromatica che parte da Do e arriva fino a Fa diesis basso omofono di Sol bemolle. Eseguiremo una scala discendente. Al ritorno, invece, eseguiremo una scala cromatica ascendente e torneremo fino al Do. Per chi non conosce ancora la scala cromatica, ricordo che il bemolle che si indica con la B serve ad abbassare il suono di mezzo tono, mentre il diesis, conosciuto da voi giovani come hashtag, alza il suono di mezzo tono. In questa figura potete trovare sia i nomi delle note, sia le posizioni in basso. Adesso andiamo a vedere come sono suddivisi gli esercizi. L'esercizio 1 prevede di attaccare un suono, di scendere e ogni volta aggiungeremo un suono in più. E vi ricordo che è un viaggio di sola andata. L'esercizio numero 2 invece prevede di attaccare un suono, di scendere, di aggiungerne uno in più, ma è un viaggio di andata e ritorno, quindi aggiungeremo un suono in più, ma torneremo anche sempre indietro. Con l'esercizio numero 3 lavoreremo sui salti, quindi non sarà un lavoro per gradi congiunti, ma disgiunti, appunto dei salti. E l'esercizio prevede di attaccare un suono, saltare e tornare da dove siamo venuti. Soltanto i primi due gradi saranno vicini e quindi l'esercizio sarà do si do do si do do la do. Sentiamo se ci sono. L'esercizio numero 4, che poverino è stato sbattuto lì in fondo, ci ricorda che gli esercizi 1, 2, 3 dovranno essere prima di tutto studiati benissimo con un'articolazione legata, dove le dita si muoveranno in modo repentino, in modo da agevolare il flusso dell'aria e quindi il collegamento dei suoni. Ma poi sarà fondamentale utilizzare sugli stessi esercizi l'articolazione di lingua che andrà a sincronizzarsi alla perfezione con il movimento delle dita. Chiaro ragazzi, questo è un lavoro che non svilupperemo oggi, ma lo farete voi da soli sulla base di questi tre esercizi che andremo ad affrontare ora. Strategie di esecuzione. 1. È fondamentale iniziare a studiare questo modello senza l'uso del metronomo. Questo vi permetterà di lavorare e stare concentrati sul suono e sull'intonazione e sul passaggio da un suono all'altro. Prima di tutto, cantate i suoni e digitateli. Poi potete suonarli, ma senza il metronomo. Siamo pronti per la strategia di studio numero 2. La musica è caratterizzata sì dal suono, ma anche da un altro aspetto fondamentale, che è il tempo, e dobbiamo sempre averlo in testa quando andiamo a suonare. Ecco perché con il metronomo a 72 andremo ad eseguire i prossimi esercizi utilizzando queste figure musicali: la nota da 2, la nota da 1, la nota che vale un ottavo e la nota che vale un sedicesimo, meglio conosciute nella tradizione italiana come minima, semiminima, croma e semicroma. Andiamo a iniziare. Iniziamo con l'esercizio numero 1. Ora ci rilassiamo e respiriamo profondamente. Io propongo, voi imitate. Via da
È il momento delle note da 1. Vi darò sempre un nuovo attacco. Seguitemi. È il momento delle crome e frammenteremo il movimento in ottavi. Come per i quarti, vi darò sempre un attacco differente. Seguitemi. La stessa cosa vale per i sedicesimi. Seguitemi. Esercizio 2, note da 2.
Suonate piano, mai forzare i suoni in questa fase di studio. Esercizio 2, note da 1. Esercizio 2 con le crome. Oh.
Via. Esercizio 2 con i sedicesimi. Esercizio 3 con note da 2. Facciamo tutto di fila, subito insieme. Esercizio 3, note da 1. Tutto di fila. Esercizio 3 con le crome. Tutto di fila. Esercizio 3 con i sedicesimi. Via,
Ora tutto di fila. Anche oggi siamo giunti al termine di questa lezione, di questa sessione di lavoro insieme. Sono molto contento di stare con voi. Vi ricordo e mi ricordo che spesso le cose più importanti sono quelle che tralasciamo, perché esercizi come questo richiedono sì tanta energia a livello mentale, perché è tanta la concentrazione che dobbiamo dedicargli quando li eseguiamo, ma i risultati, ragazzi, sono garantiti e mi direte voi, quando andrete a suonare la vostra musica, come vi sentirete trasformati, come vi sentirete cambiati in meglio. E quindi vi invito a non mollare per dare sempre, ogni giorno, il meglio attraverso lo strumento che amate di più, la tromba. Un grande abbraccio dal prof di tromba e buone giornate di studio. Ciao!